Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come avete visto dalle foto, sono le 2:40, ci siamo appena seduti in macchina e siamo svegli dall'una. Lei, io da mezzanotte. Da prestazione. Ma che ansia da prestazione. E quindi adesso stiamo uscendo proprio dalla sala di casa nostra e andiamo in direzione del paesino Roche Mons. Quindi ci vediamo tra un'oretta, dice il navigatore. Molto bene, ora di arrivo prevista 3:43. Wow! Ciao ragazzi, a dopo! Ciao. Buongiorno! Ciao! Allora, siamo arrivati a Roche Mons. Sono le 4:06 minuti e 55 secondi. Ci vedete poco, vedete però tutto il paese illuminato. E adesso partiamo per il nostro percorsino, stando attenti al ghiaccio a non scivolare. Abbiamo il, come potete vedere, allora andremo verso la diga di Roche Mons, che come vedete è a 1:10, ma in realtà il tentativo sarà lui a 4:30. Vedremo, in realtà l'orario è più che ottimo, però chi lo sa ragazzi. Noi come sempre ci proviamo, ci mettiamo al massimo impegno e poi vediamo, vero Sandra? Sì. Quindi ragazzi, un cielo stellato. No, vi faremo vedere qualche foto se riusciamo. Ci sentiamo più tardi, ciao ragazzi. Buongiorno a tutti! Ciao! Non ci si... Ciao! È mattino! Ho paura di svegliare la neve! Sì. Buongiorno a tutti! Allora, siamo sulla strada che dal lago di Roche Mons prosegue per il rifugio Scarfiotti. Come vedete, alle nostre spalle iniziano ad illuminarsi le punte delle montagne e inizia a vedersi anche quello che siamo noi. Stiamo camminando da 3:06 e abbiamo fatto 6 chilometri, stiamo andando piuttosto a rilento, abbiamo dovuto mettere i ramponi in quella grotta ghiacciata bellissima che avete visto e poi adesso stiamo andando in ciaspole perché la neve è troppo profonda e in alcuni punti fresca, quindi sprofondiamo. Quindi proseguiamo per lo Scarfiotti, che dovremmo arrivare lì giusto per l'alba, e ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi, a dopo. Buongiorno! Oh! Aspettavo, non parlavo. E adesso finalmente possiamo dare il buongiorno perché il giorno è arrivato. Ciao.
Siamo a 3 ore e 53 minuti. Sono le 8 del mattino. Le 8? Sì, già le 8? Più o meno sì. Sono le 8, ragazzi, sono le 8. Sì. E stiamo, camminiamo oggi. Allora, il sole arriva perché, se vedete dietro di me, lassù, sulle punte, sta arrivando il sole. Piano piano. E siamo, sì, sono le 8.03, me lo conferma Sandra. E siamo con, alle nostre spalle, laggiù, c'è il rifugio Scarfiotti, e a 2151 metri. Ora, noi non andremo al rifugio perché proviamo, non ve lo assicuro, beh, come vedete siamo solo noi. Sì, a parte che siamo solo noi, orme di qualche lupo e altri animali, lupi sicuramente, qualcuno anche bella grossa di zampa. Diciamo che ci proviamo perché con le ciaspole è molto dura, quindi dopo un po' i polpacci iniziano a bruciare. Siamo già quasi a 8 km, ma proviamo ad andare avanti un pezzo e vediamo dove arriviamo. Quindi continuate a stare con noi, vediamo dove arriviamo. Ciao ragazzi! Ciao, a dopo! Allora, stiamo scendendo e abbiamo passato il rifugio Alpini di Bardonecchia, che c'è qua al fondo di questo piccolo punto della valle. Siamo per raggiungere il lago di Rochemaure con la sua diga. Come vedete davanti a me per terra, come stanotte, solo io e Sandra. E qualche animaletto. Qualche animale, etto, mica grandi tanto. E piccoli. Grandi e piccoli, sì. Però sì, il terreno è vergine, ci siamo solo noi. Esatto. E quindi devo dire che c'è una pace, una tranquillità veramente pazzesca. È bello, tanta roba. Adesso siamo a 5 ore e 45 di camminata. Siamo a 11,7 km. Stiamo scendendo abbastanza stanchini, andiamo giù verso la macchina. Presa la macchina, cerchiamo una panetteria perché voglio del pane. Possibilmente caldo per trasformarsi. Vediamo. E niente, e quindi ci vediamo tra un po'. Ciao ragazzi! A dopo! Dietro quello che avete appena visto è il lago di Rochemaure. Che spettacolo! Eh sì, tutto completamente ghiacciato. Stavamo tentando di passare dall'altro lato per fare gli anelli che a noi piacciono di più, ma ci sono dei punti, dopo se riesco faccio una foto, in cui c'è stata una frana e quindi non è proprio possibile passare dall'altro lato. E ce ne siamo accorti per fortuna a inizio lago, quindi siamo riusciti a deviare, a fare un po' di pista. Abbiamo attraversato il fiumiciattolo. E adesso continuiamo a scendere perché siamo a 6 ore e mezza, 13 km e 3, quindi spaccatini, però vale la pena.
è stato veramente bello. Come vedete ormai il sole è sorto, anche se non ci ha ancora baciato, e aspettiamo anche quello, perché una scaldatina non è che dopo 6 ore e mezza ci dispiacerebbe così tanto. E quindi continuiamo a scendere, ci vediamo tra un po', ciao! Buongiorno! Come vedete, finalmente ci è arrivato un po' di sole, quindi abbiamo approfittato del fatto che abbiamo trovato due panchine perfettamente pulite e quindi ci siamo fatti cracker, banana e ovviamente birretta, che non poteva mancare perché per riscaldarci e che siamo ora. Facciamo ancora qualche minuto qua di relax e poi facciamo ripartire i nostri Garmin e continuiamo la discesa, perché ne abbiamo ancora 6 km mi sembra in totale, di meno da qua, quindi ce n'è ancora un po'. E quindi ragazzi, ci vediamo tra un po', ciao! Buongiorno a tutti! Allora, stiamo scendendo verso Rochemaule dalla strada che in realtà è per le auto e che va fino alla diga. Non abbiamo rifatto il sentiero che abbiamo fatto all'andata, perché come sapete ci piacciono i giri ad anello per non avere noiosità di percorso. E anche se in realtà di notte non è che abbiamo visto un granché a livello panoramico, però comunque siamo belli stanchini perché siamo a 16 km e mezzo, siamo a 7 ore e 46 e quindi abbiamo preferito la strada carrabile in modo che da scendere un pelino più rilassato. Quindi continuiamo la discesa verso Rochemaule e vi faccio a breve una foto o un videino del panorama, perché è stupendo. Ciao! Eccoci, allora siamo al punto di partenza, quello che avete appena visto dalla foto, questa cordina qua, da dove stamattina siamo partiti per andare su. Adesso vi faccio vedere sulla mappa il giro che abbiamo fatto e che stiamo concludendo. Praticamente, come potete vedere dalla mappa, noi ci troviamo in corrispondenza della vite, qua. Abbiamo parcheggiato giù a Rochemaule. Allora, dalla vite noi stamattina abbiamo fatto in notturna il percorso rosso 2A. Prima della diga abbiamo attraversato, siamo passati a quello verde. Da quello verde ci siamo collegati a quello giallo. Abbiamo fatto tutto il percorso giallo fino allo Scarfiotti. Allo Scarfiotti però abbiamo preso questa parte qua gialla per andare un pezzettino in su. Poi abbiamo fatto l'anello in realtà con lo Scarfiotti. Da lì però abbiamo preso il percorso rosso, siamo andati dall'altra parte del lago e poi, come vi ho detto, siamo tornati indietro, abbiamo riattraversato perché c'era quel punto là franato più o meno in questa zona qua vicino alla diga dove non si sarebbe potuto passare. Adesso stiamo concludendo con tutto il percorso giallo, che è un pochettino più lungo, ma almeno ci stiamo rilassando un pelo le gambe, e adesso siamo qua a breve alla macchina con video conclusivo. Ciao ragazzi! Ciao, 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 ciao. Vittoria! Ciao a tutti! Siamo tornati alla macchina. Siamo arrivati, siamo con dietro di noi il paesino di Rochemaule e 19 km, 8 ore e mezza. Per oggi direi che il nostro l'abbiamo fatto. Già. E comunque c'è rimasto lì sulla gola la voglia di andare al sommelier. E quindi sicuramente pianificheremo per l'estate l'arrivo fino là. Calcolate che erano altri 10 km andata e ritorno, quindi altri 20, quindi in totale andavamo sui 40 km. Una cosa che d'estate, dicevamo con Sandra, si potrebbe fare, magari organizzando anche con la tenda
per suddividere un pochettino la cosa, perché 40 km in un giorno li potremmo anche fare. Poi ma con ciascuno era così adesso in inverno no. Quindi sicuramente sarà da rifare. Comunque consiglio a chi non è mai stato alla diga di Rushmore al lago, magari non in questa stagione se non è abituato, ma di andarci, perché è un posto veramente meraviglioso. D'estate poi non ha proprio neanche senso descriverlo, perché dovete vederlo con i vostri occhi, è veramente bellissimo. E anche d'inverno ci ha lasciato stupiti e ci ha lasciato segno nel cuore. Quindi grazie a tutti di essere stati con noi e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao! Ciao.